Ciao a tutti ragazzi, sono NDD e bentornati su Watch Dog. Allora, eravamo rimasti che abbiamo scoperto chi era la ragazza, cioè chi è la ragazza, perché in realtà quella che parlava con noi al telefono si chiamava Debero 4791, non mi ricordo più, era in realtà una ragazza. Ci ha voluto incontrare per forza, quindi niente. Abbiamo scoperto questo e ci ha detto dove trovare il figlio di Papino che ha fatto la chiamata a nostra sorella. E ci ha detto che sta da queste parti. Ha detto nel loop. Io, il loop penso sia questa zona qua. Ora andiamo a prendiamoci una macchina. Prendiamoci una macchina stupida. Anche una moto. Va bene la moto. Ok, è pronta quando vuoi tu. Dove? Ah, ok, lì. E andiamo subito, anzi, mettiamo subito mappa. Mappa, mettiamo campagna. Vai. Mettiamo subito il waypoint, waypoint. Col così. Oh, porca vacca che oh, porca vacca che botta. Stavo facendo inversione, siete voi che vi mettete in mezzo come mercoledì, sabato, venerdì, domenica. La moto è gagliarda però, eh. Camminano le moto, eh? Allora, devo dire una cosa sul gioco. Diciamo che non è fatto proprio male, però ha delle piccole pecche. Porca puttana! Sto guidando, ma non lo vedi? E levatevi. Ha delle piccole pecche che piano piano vi faccio vedere. Poi vi farò vedere anche una degli alberi. Bellissima. Comunque, andiamo a fare la missione. Prima minaccia mi ha fatto incontrarmi. Sa come attirare la mia attenzione. Ok, ecco che. Ok. Raggiungi la sorgente del segnale chiamata della chiamata misteriosa. Devo raggiungere quella. Bene. Andiamo. Guarda come va a finire. Guarda come va a finire male. Me la sento proprio che va a finire male. Me la sento proprio che va a finire male. Copri cavi? Vulnerabilità rilevata. Scatola di diversione, no? Ascensore, telecamera. Telecamera. Esplosione, telecamera. Allora, questa è esplosione, quella è un copricavi, io devo raggiungere quello. Benissimo. Come lo raggiungo? Da qua. Hop. Sì. Lo raggiungo da qua. No, no, ci stanno le scale. Perché cacchio ti devi. Allora, premi Z per attivare il profiler. Perfetto. Flusso di dati avviso. Ci sono due scatole del CTOS. Ok, ci sono due scatole telecamera. Devo seguire quello. No, telecamera là sotto, no. Telecamera, quella. Devo andare di là. E come ci vado di là? Interessante. No, mi serve un'altra telecamera, forse questa, sì. Che è qua? Sblocco. Sbloccato. Uno su quanti? Due. Ok, quindi dobbiamo cercare l'altra che è lì. E come ci vado io lì? Mi serve una telecamera là. Mi serve una telecamera da queste parti. Se no mi tocca annacci a mano proprio. Mi tocca andarci a mano, sì, mi tocca andarci a mano. Devo seguire praticamente la scia di questo coso qui. Ok, è là. Perfetto, lì, lì, fino là sopra. Oh, porca vacca. Telecamera.
No, abbassa un po' sto coso. Grazie. Non c'è un'altra telecamera? Sì. Sblocca. Perfetto, sbloccato. Quindi, accedere alla rete dell'edificio. Bene, perfetto, perfetto. Mi piace, sta cosa mi piace tanto. Sta cosa mi piace veramente tanto, ragazzi. Questa è la cosa che mi piace veramente del gioco. Che ti metti ad hackerare il mondo. Il mondo ti metti ad hackerare. Allora, dobbiamo girare questo qui. Sì, ho girato così. Questo così. No, questo va messo così. No, fermo così. Prima così, quindi va sbloccato. Va sbloccato questo. Ok, sblocchiamo questo. Giriamo questo così. Gira questo così. E abbiamo sbloccato anche quello. Bene. Poi dobbiamo sbloccare prima questo, se non erro. Quindi giriamo questo così. Giriamo questo così. No, perché se lo sblocco, se giro quello così, no. Non va bene. No, fatemi capire, aspetta, aspetta, aspetta. Così, esatto, così, perfetto. Poi questo mi deve andare dritto per di qua. Oddio, non lo so, perché se dobbiamo arrivare a quello lì. Però per arrivare a quello devo sbloccarmi. Ah, ecco, così, uno qua e questo girato per di qua. Perfetto. Questo così. E no, questo sopra no, non va bene. Aspetta un secondo, aspettate un secondo, aspettate un minuto. Aspettate un minuto. Aspettate un minuto. Eccolo, sbloccato. Perfetto. Che Sì. cazzo è questo? Bellwether. Bellwether. Adesso c'è una telecamera. Che cos'è quello? Vulnerabilità elevata, profiler. Hacker per attivare i suoni. No, non mi interessa. Hacker la telecamera. Ma che cacchio? Ho creato il cellulare. Mi hai trovato. Hai sempre amato i misteri. Ah. Come va, Aiden? Damian Brands. Ma che cazzo sta facendo? Spero ti piaccia giocare. Volevo scoprire se fossi ancora all'altezza. Dobbiamo parlare. Meglio se ti sbrighi. Entrando hai fatto scattare l'allarme. Non era quello che volevo per noi, ma stanno per interromperci. Vieni da me. Sceglierò un bel posticino. Perché minaccia mia sorella? Noi non ci parliamo dal Merlot. Darmerlo? Sembra ci sia un nuovo bersaglio per voi. Mollate tutto e dategli addosso. Bello. Bellissimo. Ecco, mi ha distrutto pure la moto. No, no, sei bravo. Sei bravissimo, guarda. Devo tirarmi su un po' di parti. Così, ecco qua. Bene, scusate ragazzi, non parlo, ma sto cercando di capire un modo. Devo pure buttare giù quello io. Come diavolo faccio a buttare giù quello io? Non possiamo perderlo, non ora. Come diavolo faccio a buttare giù quello, mi devi dire? No, 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 no. Questo, eccolo. Boom, fanculo. Tu vattene a fanculo. Tu fai esplodere questo, perfetto.
Vedete, vedete, il palo si è distrutto. Il palo si è distrutto come se non fosse un domani. Ah, c'è questo, c'è. Non penso proprio. Nessuna? Ma che cazzo? Ah sì, allora perché mi hai chiamato il dottore per dirmi che hai l'HIV? Cosa? Ciao. Non c'ha più niente, neanche l'HIV, tranquillo, è morto. Allora, poi che altro c'è qui da... che posso divertirmi a far esplodere? Boom! Che figata, raga! No, è troppo bello, raga. Troppo, troppo, troppo bello. Cioè, praticamente ho distrutto mezza gentaglia così. Ho distrutto mezza gentaglia così, senza fare un tubo. Non mi si abbassa però. Eh no, pensavo che acciaccava la persona, scusa. Pensavo che acciaccava la persona. No, 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 lascio su questo, che forse mi può essere interessante per scappare. Scusa, se permetti. Là c'è un'esplosione, lì c'è un ascensore. Allora, i cecchini li ho fatti fuori. Diversivo iniziato. Spegni quel telefono di merda. Che succede? L'avevo messo silenzioso. Allora, aspettate, io voglio la pistola quella col silenziatore. Perfetto. Dov'era il testina? Ce n'erano due qui, oh. Ah, ecco lì, sì. Un altro sta lì. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Ho bisogno di una telecamera da queste parti, perché così voglio cercare... Qua dietro c'è sta un coso da vulnerarizzare. La vulnerabilità. Diversivo iniziato, perfetto. Ok, ci sto, ci sto. Ci sto. Cerca spesso esploiacitos. No, esplosione mi esplode questo qua davanti e non mi pare il caso. Io adesso per scappare però, come diavolo posso... Fermi. Fermi tutti. Telecamera. Voglio vedere se c'ho qualcosa da far esplodere qua. Col cappio. Mannaggia la vacca. Pensavo che qui c'era qualcosa da far esplodere. E invece manco per sogno. Niente. Va bene così. Ci riparo. Aspetta, fermo. Posso disturbarlo ancora? No. Porca vacca. Eccolo lì. Ecco, mo mi sta venendo pure questo. No, sta venendo il mondo. Sta venendo il mondo. Sì, mi hanno cioccato. Sta venendo il mondo. Mi hanno cioccato. Mi hanno cioccato e sta venendo il mondo. Ecco un'occasione. Oh, 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 troppa gente. Troppa gente, troppa gente. Ciao. Non può sparire così. Ciao.
Ciao 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 ciao. So bello che è andato, zio. Fermiamoci, l'abbiamo perso. Bello. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Mi piace da morire a me sta cosa. Mi piace proprio da morire. Oh, vestiti, voglio comprare dei vestiti. No, 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 voglio comprare dei vestiti. E fatemi comprare dei vestiti. Chiamata rintracciata. Bene, quindi posso andare da Gino Pinolino Fino. Però prima compro dei vestiti. Fermo. Segui la manovra fino a Damon. Damon. Dindondan. Fino a Dindondan. Come compro i vestiti? Come compro dei vestiti? Ah, eccolo, compro. Oh, in uso. 500. 500. Bianco è carino. Bianco è carino. No, rosso non mi piace. Verde nemmeno. Nemmeno questo giallo brutto. Bianco è carino proprio. Sì, 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 sì. Eccolo, bianco, bianco. Voglio bianco. Completo per Hayden Pierce. Conferma acquisto alle spalle. Ok. Seleziona questo stile. Bello bianco. È figo bianco. Anche se devo dire che forse è questo. No, 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 no. Ora sarai fiero di te. Ma no, ho sbagliato. Non dovevo mettere la pistola. Oh, vaffanculo. È impossibile. Questo è un incubo. È un incubo. Ma non volevo. Ma guardate questo. Mi sono comprato il bianco. Io volevo comprare anche un altro. Mi sono comprato solo il bianco. Ok, solo il bianco va bene. Per ora va bene. Allora andiamo direttamente qua. Andiamo direttamente a fare la missione. Allora andiamo a vedere chi è questo ciccio. Poi vediamo cosa succede e perché sta dando fastidio a nostra sorella. Più che altro io voglio sapere perché gli sta dando fastidio. Cioè, non capisco. Perché gli devi dare fastidio a mia sorella? Non te capisco. Allora, so che questo gioco vi sta allettando molto. Uno di voi ha anche scritto che le ho fatto troppo corti. Però li faccio così da 27, mezz'ora massimo. Perché purtroppo non riesco a caricarli se no, regà. Cioè, ci metto una vita a caricarli se non... mio. Conto in banca. Non riesco a caricarli e mi rende molto difficile anche renderizzarli. Perché non è solo caricarli, anche renderizzarli. Quindi, scusate se magari li faccio un po' più corti, però è l'unico modo. Sei proprio un tipo sveglio. Oggi offro io. Damien. Ti sono mancato? Minacciato mia sorella. Perché sono qui, Damien? Sei sempre così cupo. Mio Dio, non ti rilassi mai. Rivoglio solo il mio partner, io seduto al computer, tu sul campo a fare il lavoro sporco. Voglio aiutarti. Vogliamo la stessa cosa, risposte. Chi ci ha attaccato? E so che ti trovi in un vicolo cieco. Già, lo immaginavo. Ascolta, ti porto buone notizie. Il Merlot. Il Merlot? Mm-hmm. Al Merlot hai fatto un casino. Balle. Dovevi solo seguire un piano perfetto. Nessuno ci avrebbe scoperto se ti fossi fidato. Aveva 6 anni. Mia nipote è morta perché ti sei spinto troppo. Ah, sei adorabile. Incolpare me dei tuoi problemi in famiglia. Damien ha esagerato, ha fatto arrabbiare i cattivoni. E io allora... Tu che c'entri? Non sei il solo a soffrire. Mi hanno reso storpio. Mi hanno rubato tutto. Lo capisci? È questo che ci unisce. Da te io non voglio niente. C'era un secondo hacker. C'era un secondo hacker. E io so dove cercarlo. Anche se è vero, Damien, non puoi farcela da solo. Io ti servo. Ma purtroppo per te, tu non servi a me. Non andare via. È una pista.
grazie della dritta. Bene. Bravo, Damien. Mi ha insegnato a trovare e a sfruttare le falle nel codice. Ma io gli ho insegnato a fare lo stesso senza un computer. Le persone sono più vulnerabili dei loro sistemi. Eravamo una bella squadra. Ma dopo Len, per me era morto. Non spreco più tempo pensando a lui. Ma ora ha scoperto il mio punto debole. Devo scoprire cosa sa sul verlo. Bene, abbiamo fatto l'atto 1 grazie della dritta. Chi è? Mi stanno chiamando? No. Ok, allora ragazzi, abbiamo scoperto chi era questo. E siamo anche riusciti a capire chi è, perché in realtà quella che è morta è la nipote. Non è... Chi è? Ah sì, è il coso. È la nipote, non è quindi... ottieni i regali? Otto giorni fa da Akagost. Ah, hanno lasciato regali, è già un numero massimo di questi oggetti. Perfetto. Soldi. È già il numero massimo di questi oggetti. Ho già il numero massimo di questi oggetti. Droghe. Oh, che bello. Lascia un regalo. Lasciamo... Che lasciamo? Proiettili per pistola. Medicine. Proiettili fucile assalto. Dieci. Tutto per te. Ok. Abbiamo lasciato anche un regalo. Se voi giocate a Watch Dog, venite qui e prendete il mio regalo. Vi regalo 10 proiettili. 10 proiettili. 10 proiettili. Allora, ok, abbiamo scoperto che in realtà era la... Non era la figlia, ma... Era... L'H... Componente H uso di singolo, bene. Era... la nipote. Per il trasferimento. 50 di mora. Ora dobbiamo andare a parlare all'ufficio immigrazione per dimostrare che siamo innamorati, che non stiamo fregando il sistema. Come fai a provare una cosa simile? È quel che ci chiediamo anche noi. Pensavo che potremmo portare qualche sex toy e fare uno spettacolino. Lo approveremo. Ma dai! Non l'hai mai visto. Ha un'arma di distruzione di massa. Ok, allora andiamo al prossimo missioncina. Antenna City OS, dovrei sbloccarla quella, ma la sblocco magari in un momento. Ehi, da quest'altra parte sta. Bene, allora facciamo così. Ci trasferiamo direttamente all'altro coso. E quindi abbiamo scoperto, uno, che in realtà quella era la nipote. Benissimo. Ora io, la mia domanda è: questi file audio che ogni tanto vengono qui al computer, o comunque che scoviamo in qualche posto strano, che parlano di gente che sinceramente non ne ho idea, vorrei sapere, ma
fanno parte della, diciamo, del gioco, tra virgolette, nel senso della storia, oppure sono una sorta di aiuto, o comunque di impiccio che c'è in mezzo alla storia. Questo vorrei scoprire, magari se voi sapete qualcosa, magari ditemelo. Ok, si muove. Ora andiamo. Abbiamo salvato in realtà, oltre a dormire, perché oltre a dormire salvi lì. Andiamo subito subito a fare questa missioncina. Benissimo. Usiamo questa, sì. Ah, adesso la possiamo aprire. Wow! Wow! Adesso le auto le possiamo aprire. Non c'è bisogno che le rubiamo, che spacchiamo il vetro, che rompiamo il muro, che spacchiamo la testa del coniglio di zio. Che cazzo ho detto? Non lo so manco io. No, mi serve un posto per salire. Come salgo? Ah, ok, qui. Qui c'è il treno e lo prendiamo. Treno. Oh, porca vacca, la macchina non l'ho vista. Non rompe, sto in un parcheggio. Che cacchio ho fatto, mo? Dio mio, ciao, 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 ciao. Dai, corri, zio, corri, fratello, corri. Quindi adesso abbiamo sbloccato, avevo sbloccato io l'hack, quello lì per aprire le macchine. Ogni volta che apriamo una macchina nuova o diversa ce l'aggiunge al coso, giusto? È come se usiamo, come se rubiamo l'identità di qualcuno, la chiave a qualcuno, praticamente. Bello. Bellissimo. Una cosa favolosa, a dire la verità. Non solo bella. Favolosa proprio. Mi piace come cosa. E levati. Oh, elevatevi. Oh. Dai un po' dai cogliomboli. Non vedi che macchina. Sì, so cos'è una strada, non stressare, Veda, no? Questa sì che è una macchina, cazzo. Nuovo veicolo disponibile, vedete? Quindi sì, ogni volta che noi prendiamo una macchina, hackeriamo una macchina, diventa poi nostra. Si aggiunge al parlare proprio bene. Beh, bene. Allora, le piace qui? In generale sì, ma ci sono degli stronzi che le danno fastidio. La gente di quel tipo è ovunque. Ignora i coglioni. A volte vorrei proprio gonfiarli di botte, questi cazzo di razzisti di merda. Ah, bene. Non ci credo. Perché non ci credi? Il sindaco è un coglione. Parole tue. Guarda tutto quello che succede in giro. Ho più paura di quegli hacker. Ah, interessante. Ha più paura di quegli hacker. Missione. Anche se siamo a 28 minuti, porca vacca. Tu sai chi lascia questi fiori? Ma la piccolina ha tanti amici. Aveva. Bisogna andare avanti. Lo so. È stato un incubo orribile per tutti, ma tu devi smettere di provare a rimediare. Non sto provando a fare niente. Aiden. Guarda lì su tutto. Stai cercando i responsabili di tutto questo. Ma in questo modo ci metti di nuovo in pericolo. Non siete in pericolo. Perché io vi proteggo. Ma ti senti? Aiden, perché non ti fermi? Perché? Io devo sapere.
sei mio fratello. E ti voglio bene. Ma Jackson è il mio mondo e non esiterò ad allontanarti se tu mi costringerai a farlo. Prometti che ti fermerai. Non puoi salvare Lena. L'ho uccisa io. No, non sei stato tu. Non è colpa tua. Devi promettermi che ti fermerai. Fallo per noi. Siamo una famiglia. Prometto. Forse ha ragione. Lena è morta, devo accettarlo. Ma come faccio a lasciar perdere? Hai un problema. Uno che se l'è cavata allo stadio, se quello parla, ti individuerà. Che cosa? E com'è successo? È facile, non è morto. Calmati, amico, un piano. Ci vediamo a Groman Heights, sul tetto. Benissimo, non è morto. Ottimo. CDOS. Madonna. Sembra un po' Microsoft di questi tempi. Hackerabile al 100%. Ok ragazzi, noi ci... Oggetto importante? Comunicazione consegna sospetta. Sarà facile rivedere questa roba? Cristo, che coppia che siamo. Siamo una coppia di imprenditori. Vado a prenderla. Sì, siete dei drogati, non di imprenditori. Esatto, immaginavo. Soldi. Ok, apri. E levatevi. Ok ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Io intanto vado verso casa. Telefono casa. Vado verso casa. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. E andiamo. Porca di quella maledettissima vacca. Oh, ops. Ecco, per esempio, adesso avete visto uno dei quei bug feroci. Il palo si è disintegrato. Non so se vi pare una cosa normale, ma si è disintegrato il palo. Un palo di ferro, puro ferro, si disintegra. E così sono i mattoncini, così sono i pali della luce. Quello è legno, forse dici, ma è legno, ho capito. Ma il legno non si può disintegrare in sette parti diverse, su, dai. Però vabbè, ripeto, queste sono piccolezze, a confronto a com'è il gioco. Però io dico, l'hanno rinviato un sacco di volte. Perché laghi, mortacci tua. L'hanno rinviato un sacco di volte. Per poi cosa? La guida fa un po' schifo. Porca vacca. Mi dite come scendo io da qua? Che suoni a tua nonna? La guida non mi piace granché. Cioè sì, è guida, però è troppo strana. Non lo so, è strana la guida. Quella di GTA per esempio è una favola. Perché non l'hanno fatta quella a quelle di GTA, non capisco, però vabbè. Grand Theft Auto. Dove cazzo sto andando? Mi serve un coso, mi serve. Come ci vado io lì? Come diavolo ci vado là sotto io? Sai che vi dico? Ho capito come ci vado. Così. E dicevo, la guida è un po' una merda. Poi il
gli alberi che si distruggono è un po' una merda. L'hanno rinviato un sacco di volte e per poi cosa? Niente, perché alla fine potevano anche rimanere così. Però vabbè. Ok ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Io intanto dormo e ci vediamo domattina. No, dormo e ci vediamo nel prossimo episodio. E come sempre sono in DT, iscrivetevi, lasciate un commentino, fate quello che volete ragazzi, voi lo sapete, non ci stanno problemi. E niente, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Con la sveglia vi lascio. Ciao a tutti.